Ci gasiamo. Certo che però, cioè, potevano metterlo, farmeli reagire gli cosi, gli spiriti evocati, gli NPC, ai gesti che faccio, oggettivamente. La cosa di Bloodborne, applaudiva la bambola. Ci sei, ciccia? Mi ha spaccato il cazzo. Guarda che sberla e mi tira. Io non lo so, cioè o mi trovo un'arma più figa, un'armatura più figa, o qua non si riesce a capire un cazzo. Sì sì, ci sta andando a petto nudo, è vero anche quello, per carità. Però cosa posso fare se non riesco a fare quello? Non c'ho voglia di incaponirmi, non c'ho proprio voglia. Ci sono le galere. Potrei ancora fare un tentativo alle galere, però... Vedere di sganciare una spada del limiere. Vediamo un po', va. Perché gli tolgo troppo poco per aver voglia di provarci, onesto. Se quello cade, spacca i coglioni. Ok, perfetto. Gli tolgo oggettivamente un cazzo. E più che tutto lui mi toglie molto. E soprattutto le mie evocazioni non durano. Allora, capiamo. A parte che con le tempeste l'avevo poi esplorato tutto. Avevo fatto un po' a cazzo di cane. Poi vediamo. Non mi ricordo mica. E niente, vai, spreca le Lestus. Tanto ti servono mica nelle boss fight. Testa di picciu. Potrei effettivamente ancora esplorarmi con le tempeste. Allora, proviamo un attimo sta galera de Cristo, va. E tra l'altro sono abbastanza sicuro che io qua non possa evocare. Vediamo un po'. Cavaliere del Crogiolo. Niente. Non è così. Per carità. Praticamente è Godric. No. Questa è un po' la pecca, nel senso che fai conto di farmi una build sulle evocazioni, cosa che pare che tra l'altro in realtà non sia neanche propriamente possibile. E poi le evocazioni non le posso fare dappertutto, diventa un problema. Quindi io trovo un'alternativa, dei miracoli, degli incantesimi, qualcosa, perché sennò qua non si riesce a combinare un cazzo. Poi vi dico, perché rimani piantato a Sepolcride? Sepolcride è una merda, vai all'accademia. Raga, non è che lo faccio per scelta. Pestato. Allora già, rimango a Sepolcride perché mi piace, sono picciu. Meduse. Attenzione. Mi piacerebbe tanto capire che cazzo vogliono dire ste meduse. Perché ogni tanto le becchi così in giro. Se non sbaglio tanto sono anche pacifiche. Cosa c'è in questo po'? Bestemmiare a tutti i costi. Attenzione, meduse ce ne sono anche di rosse. Cazzate nere. Andiamo a vedere cosa c'è delle meduse rosse. Che cazzo è? Strabestia. No. Ma proprio no. Guarda, me ne vado. Me ne vado, sto andando. Esploro di qua. Lasciatemi stare. E niente. È un vizio proprio. Buongiorno. Pietra forgiatura. Qua c'è qualcosa di nascosto pazzesco, no? Prova a saltare. Signorina, mi deve far passare. Cioè, sembrava quasi che si fosse piazzata lì apposta. Per dire, no, adesso vai sotto, picciu. Dovevo farmi furbo, non dovevo comprare lo scudo e i cazzi, dovevo fare un livello prima che potevo.
per avere l'invocazione figa. Andiamo a vedere cosa c'è da ste meduse rosse. Anche se, se tanto mi dà tanto, ci sarà una gran minchiazza di niente, conoscendo Sepolcride. Ma poi perché? Ma cosa sono ste meduse? Perché? Buongiorno. Non ho letto cosa grasso magico. No. No. Sarà già. Sarà già. Ah già che la mappa se sei. Per favore. Allora. Dove cazzo sono? Non si riesce a capire. Galleria per il castello. Ma scusami. Qua c'era sto laghetto, dovrei provare. Io esploro quest'area qua e poi vediamo. Spaccando la minchia. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Cthulhu. Già sta. C'è una grotta? No. Ma non erano pacifici. Niente, qua giustamente i giganti. Qui? Davanti si aveva persone enorme. Oh shit. Devo per caso far spaccare a loro la statua? L'hanno fatto mentre non guardavo. È pazzesco. Pietra la forgiatura, ci pisciamo. Perché poi vedi, tu vedi qua, vieni qua, ci sono questi che cercano di scannarti. Allora corri come un matto, non sai dove cazzo vai, non puoi aprire la mappa perché è un gioco di merda. Raga, per favore. Oh, guarda cosa ho trovato. Ridendo e sterminando. Dove mi mandi? Guida e custode per chi compie il suo ritorno alle radici. Pazzesco. Guida e custode. Andiamo a vedere. Ozz, qui? Che succede? Che succede, amico? Inconcepibile, è stato violato. E violiamolo ancora un po'. A questo punto. Catacombe. Niente, che palle. Che noia. Che due cazzi. Cazzi, le catatrombe. Qualcosa mi dice che qua tocca fa speedrun. Perché questi poi tornano su. Perché se non hai l'arma di fuoco è andata così. Sì. Niente, tanto qua non si può evocare un cazzo. Ma che sfrangimento di palle. Mi danno la meccanica più figa mai vista in un Souls. Invocare le bestie e poi non puoi invocare le bestie. Ma Cristo. Questa catacomba è ancora più semplice dell'altra. Sanguinosa. No dai raga, non scassate la minchia. Ascolta me. Tanto sono qui per un altro. Altro motivo. Come ci si arriva al secondo piano là? Vediamo dopo, dai. Messo. Beh, comunque nell'altra catacomba ci avevo trovato una cenere. Cioè una cenere. Si chiamano ceneri. Assassina dei neri coltelli. Assassina di neri parenti. Dai, ci pisciamo. Sento degli scheletri dietro di me che si evocano. No, ok. Però quasi, eh. Ah no, li stavo solo pestando. Dai, stai ferma, tanto sei debole. Sei una merda, muori, non scassare la minchia. Ma poi cosa ci fai qua? Perché? Perché devi defilare i posti sacri dei cristiani qua? Uno scrigno. Beh, ziccaglielo. Tac. Messo, entrano tutti i cosi. Pugnale cremisi. Radice mortale.
Allora, capiamoci un attimino perché qui non si riesce a capire un cazzo. Pugnale da sicario ormai deforme, ricoperto di macchie scarlatte, ripristina PV eseguendo colpi critici, riproduce le lame dai riflessi corvini branditi durante la notte dei neri coltelli. Quando i semidei creparono, prima volta. Mi piace. Rimosso dopo la morte al posto delle rune, ok? Interessante, questo è l'anello del sacrificio. No, c'era un'altra roba. Era una cosa. Mi ricordo un cazzo. Oh! Questa quando cazzo l'ho trovata? Raya Lucaria. Sono scala di schegges cristallini scinti pietra. Peccata. Intelligenza 18, ci arriverò mai. Io quanto ho intelligenza? 10. Chissà come mai ho come la vaga impressione che sto sbagliando tutto. Radice mortale, quel di cui si nutre la belva. L'origine di coloro che vivono nella morte. Attenzione, La belva ecclesiastica nel santuario ferino dell'Ontario Oriente si pasce di queste radici. La notte del bieco complotto la runa della morte trafugata causò la prima di partita tra i semidei. In seguito la runa si sparse per l'interregno attraverso l'apparato radicale del grande albero, emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. Niente, si capisce proprio. Proprio un cazzo si capisce. Ma sono rotto il cazzo, sono rotto il cazzo. Ah, lì c'è una porta? Qua? Tac. Sgamato. Ok. Di qua. Esatto. Ushigatana. Oh. Per carità, neanche sia l'arma più figa del mondo, però magari due sberle in più di tiro. Permesso. Sono morto seriamente. Allora capiamo. Questa Uchi, e figurati. Destrezza 15, che io ho 10. Bastardo, la ma... Vabbè. Andata così. Ti ho ripulito il santuario. E niente, andata così. Va bene. Questi cazzo di fantasmi sono inutili, una roba. Ma sono, esatto, sono sotto quel ponte devastante. In cui non potevo ancora fare una minchia. Questo si sveglia adesso. Non mi ricordo, avevo letto. Lo sapevo. Di fuoco addirittura. Raga. Perché sono lento? Corri. Cazzata nero, ma sei un boss? Figura. Però di fuoco così ci devo provare. Non posso evocare nessuno. Ma perché? Ah, per favore. Perché sto perdendo tempo? Perché praticamente magari. Perché non mi ricordo se quelli sopra avevano il fuoco anche loro. Magari lui mi dà una chiave. Figurati. Se qualcosa in questo gioco ha un senso di qualche tipo. E buon, finì un film. Talismano lancia da giostro. Pazzesco. Niente. Tu vieni qua, trovi quello lì con il fuoco, dici wow! E basta. E niente, proprio l'inutilità fatta a posto. Ci pisciamo. Qua dove cazzo sono? Ah. Qua tecnicamente vado in una nuova zona. Senza tecnicamente. Ma sì, tu calati l'estus nel dubbio. Can you hear me? Sì. Help me. I'm stuck. Dove? Hello?
Aspetta. Come cazzo si sale? Hello? Can you hear me? Sei tu? Help me. I'm stuck. Oi. Hello? Oh, my stars. I'm so happy to see you. Caldo come un boiler. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? A schiaffi? My thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice. And I'll pop. Don't dally. Give it your all, I say. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare, a me dare schiaffi piace. Gran randello. Te. No? Don't stop now, ma just keep put those doubts to rest. I'll give it your all, I say. Sembra una roba. Osteria! Aria trionfante. Ci pisciamo. Quindi sei caldo, a parte che te sei palesemente Sigmaier. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Ah, dir cazzate. Ci pisciamo. Well, I'm out now, and that's what counts. E poi? Thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Carne pregiata. Vabbè, andata abbastanza così. Once again, the pleasure is mine. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. Ma poi ti posso anche evocare? Beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted, Caelid wilds. And upon their southern edge is Redmayne Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? No. Palesemente no. Palesemente frega un cazzo. Va bene. E niente, ci vediamo ad est allora. Te devo dire. Caldo come un boiler questo qua. Però aspetta, io avevo visto questo laghetto o questo. Probabilmente la stessa cazzo di cosa. Sì. Senti Alexander, è stato un piacere. Però a questo punto io vado a esplorare di qua, perché tanto in qualche maniera le anime tocca farle. Beh, carità, la vedo già delle robe. Sacro ponte. C'è uno incazzato nero. Ma non so mai cosa cagarlo. Guarda così. Vai, vai, tu tira le testate. Cioè, onesto, se... Come sepolcride? Ma stai scherzando? Ma questa è ancora tutta sepolcride. Ma non è vero. Ma non è vera questa cosa. Ma cosa vuol dire che questa è ancora sepolcride? Ma non finisce mai! No. Buongiorno. Terribly sorry. Cagato in mano. Are you here as a customer? No, vedete. Ma addio. Attenzione, bandana da fuori legge, mi piace. Ragazzi, ragazzi, che storia. Mi sono svegliato. Oh, bella ciao. Allora, messaggio venduto da un mercante nomade contenente. Va bene. Fai attenzione ai carri dei monaci del fuoco con i volti dei giganti. Un colpo ben assestato alla canna fumaria potrebbe risultare. Ok. Buono a saperlo. A sapersi. Visione di sonno? Why? E quindi questa è tutta sepolcridez.
Porca vacca. Altro che, io vedevo la mappa marrone, ho detto, ma sì, lì poi sarà un'area secondaria, poi vedi, a parte che è secondaria palese, però dicevo, poi vediamo. Diciamo che dal mero punto di vista del farming, quantomeno. Ma porca puttana. Quella è una caverna. Quella è un'ombra. Non si riesce a capire. No, cazzo, cazzo, cazzo. Stamattina è Gesù Cristo. No! Porco di...